La finalità principale della scuola è l'apprendimento degli allievi, ma i ragazzi, soprattutto i ragazzi di oggi, non arrivano a scuola con la postura mentale dell'allievo. Di qui il compito fondamentale dell'insegnante di oggi: preparare l'allievo, preparare il gruppo in modo che si renda disponibile all'apprendimento. Capire che sta in un gruppo nuovo, che sta in un gruppo sociale e non in un contesto semplicemente familiare. Per questo è necessario condividere le regole del gruppo e costruire il gruppo. Anche e soprattutto attraverso rituali, rituali del tempo, rituali dello spazio, rituali dei comportamenti. Tutto ciò non riguarda solo la scuola dell'infanzia, come molti potrebbero pensare, ma tutti gli ordini di scuola fino all'università.